nuovo clamore intorno al caso Pipitone. Ci sarebbero due indagati, i nomi sono stati fatti, ma si tratta di notizie non ancora confermate dalla procura di Marsala. Le due persone sarebbero Anna Corona, madre di Jessica Polizzi, la sorellastra di Denise. La signora Corona, all'epoca dei fatti, fu indagata, ma la sua posizione fu poi archiviata. Per lei hanno parlato i suoi legali dicendo: «Indagata? Non ci risulta, chiederemo alla procura». Mentre lei in passato aveva dichiarato: «Non ho paura della riapertura delle indagini, io ero al lavoro». Il secondo presunto indagato è Giuseppe Della Chiave, di lui si conosce pochissimo, se non che venne chiamato in causa nel 2013 da Battista Della Chiave, sordomuto. Fu lui a parlare del nipote e a raccontare di averlo visto tenere in braccio la piccola Denise mentre chiamava al telefono da un capannone. Parole poi non confermate durante l'interrogatorio e quindi di fatto inutilizzabili. Se queste indiscrezioni fossero confermate, saremmo arrivati alla svolta investigativa di un caso ancora senza verità dopo 17 anni? Allora, questo era il punto sulle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone, il punto di Federico Zatti con la regia di Alessandro Perozzi. Tra poco ci collegheremo con Giacomo Frazzitta, che è legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, ma intanto andiamo invece dalla nostra criminologa Margherita Carlini. Buongiorno, collegata con noi dalla sede di Ancona. Buongiorno, dottoressa. Allora, abbiamo sentito le novità, no? Due presunti indagati, ma la procura non conferma. In ogni caso, dal suo punto di vista, dottoressa, questi due nuovi indagati potrebbero in qualche modo essere compatibili con il quadro indiziario che fino a qualche ora fa, insomma, che fino ad oggi è emerso? A mio avviso sì, consideriamo che nell'ultimo periodo ci sono stati due fatti particolarmente significativi. Il primo è stata questa ispezione nella casa, in quella che era la casa, sì, appunto, di Anna Corona, nel garage adiacente all'abitazione. Un'ispezione che, perlomeno da quello che ci risulta, è stata effettuata a seguito di una segnalazione pervenuta in procura. Quindi è verosimile pensare che all'interno di quella segnalazione vi fossero elementi importanti da un punto di vista investigativo che hanno concesso appunto la riapertura delle indagini. Dall'altro lato c'è stata la nuova traduzione delle dichiarazioni rese da Battista Della Chiave, che sono state messe a disposizione appunto anche queste degli inquirenti, dichiarazioni all'interno delle quali c'è la definizione di un partecipante, quindi che è appunto il nipote del Della Chiave, in maniera assolutamente chiara. Quindi, per quello che noi sappiamo e di cui siamo a conoscenza, a mio avviso questi due nomi verosimilmente potrebbero essere indagati in questa nuova fase delle indagini. Allora, siamo collegati anche con l'avvocato Giacomo Frazzitta, che è il legale di Piera Maggio. Buongiorno, buongiorno, avvocato. Allora, ci sarebbero due indagati anche in assenza di una conferma da parte della procura. Insomma, lei ce lo può confermare? No, purtroppo io questo non lo posso confermare. Noi dalla procura non abbiamo avuto nessun tipo di segnale in questo senso, potrebbe essere pure una bufala sostanzialmente, per cui da questo punto di vista la procura è molto abbottonata. Inoltre, come ho già detto altre volte, noi non intendiamo, come famiglia e come legale di Piera Maggio, commentare gli indagati, perché gli indagati vanno rispettati, è una posizione di garanzia nei loro confronti, per cui da questo punto di vista non si può né esultare né fare critiche di altro genere. Beh, su questo siamo perfettamente d'accordo. Avvocato, è vero pure che, diciamo, queste novità, queste presunte novità potrebbero in qualche modo delineare anche magari una, come dire, un avvicinamento alla verità, no? Noi siamo sempre molto in attività come indagini difensive, stiamo continuando a lavorare sicuramente e a presentare in procura elementi. Però è chiaro che noi non sappiamo sostanzialmente quello che è il lavoro della procura, come è giusto che sia, perché in questo momento c'è il segreto istruttorio. Credo pure che certamente la procura, se veramente ci sono due indagati, non abbia molto apprezzato questa fuga di notizie, che certamente non fa bene alla verità del caso.
Allora, il nome del signor Della Chiave, che ormai abbiamo imparato a conoscere, si sta rivelando un testimone di un certo peso. Abbiamo una clip in cui si vede il suo primo racconto e la reazione della moglie. Vediamola insieme. No, lui no. Sì, poi visto che andava via, poi non ha saputo più niente, no? Si è andato fuori, si è andato, si è allontanato dalla bambina, che non ha visto più niente. Mamma! Verso, in direzione madre. Però lui ovviamente non sa dove sta, nel senso che ha visto. Suscitando però, a un certo punto, una reazione adirata della moglie, che gli urla, mi stai mettendo nei guai. Un capisci niente! Un capisci niente! Un capisci niente! Però lui ha detto che Pino... Un capisci niente! Lui mi ha rubato con calcolata! Stai mettendo alle guai! Alle guai! Che mi stai mettendo alle guai! Ecco... lo chiedo a tutti e due, avvocato Frazzitta e poi dottoressa Carlini, come spiegare questa reazione, no, della accesa, moglie? Diciamo. È chiaro che la reazione può essere dettata da tanti motivi, certo avere l'attenzione mediatica a casa non è certamente una cosa che fa piacere a nessuno, per cui dico fare delle interpretazioni su queste, possono essere fatte delle interpretazioni che possono avere una diversa e differente valenza. Certamente questo non è un elemento indiziario a loro carico. No, però mi viene da pensare, dottoressa Carlini, insomma, in quel caso ha ragione l'avvocato quando dice non è sempre bello avere l'attenzione mediatica, però insomma si parla della scomparsa di una bambina e forse magari anche delle informazioni che possono tornare utili o che possono suggerire insomma qualche elemento in più per il ritrovamento, no? Perché mi metti nei guai? Credo che queste dichiarazioni siano assolutamente utili, tanto che oggi ne stiamo ancora parlando. È chiaro che il Battista Della Chiave fa il nome del nipote, e è normale a mio avviso che questa cosa all'interno di quel contesto familiare crei un certo scompiglio. Probabilmente le posizioni all'interno di quel contesto non erano uguali per tutte, quindi lui mi sembra che si sia schierato nell'ottica della verità. Non è detto che questa posizione fosse condivisa, ora ovviamente sono supposizioni, però... Avvocato, immagino che lei avrà sentito la signora Pieramaggio in queste ultime ore di fronte a queste indiscrezioni che si vanno moltiplicando, anche reazioni, diciamo così, della comunità mazzarese. Che cosa ci può dire da questo punto di vista? Sì, quello che diciamo è che siamo veramente troppo bruciati da questa storia. La signora Maggio, come certamente persona offesa, persona danneggiata da questo reato, è molto diciamo bruciata. Noi abbiamo vissuto un processo che sostanzialmente è finito nel nulla. Oggi siamo dinanzi a due indagati. È chiaro che bisogna rispettare la loro posizione, ma bisogna anche comprendere la nostra. Cioè noi dobbiamo essere molto cauti, perché altrimenti veramente qui rischiamo di rimanere nuovamente molto delusi. Sì. L'ultima considerazione che chiedo ad entrambi, parto da lei, avvocato Frazzitta, perché la sensazione in qualche modo è un po' la cosa che le dicevo prima, no? La sensazione è un po' che il cerchio si stia per chiudere. Ora però vorrei che lei mi dicesse se secondo lei è in qualche modo il frutto della pressione anche mediatica che si è riaperta sul caso Denise, oppure che forse realmente ci si sta arrivando, diciamo, ad un pezzo anche soltanto di soluzione di questo caso. Io credo che l'afflato collettivo nazionale, che è veramente da studiare dal punto di vista anche dell'effetto sociale, perché credo che mai sia avvenuto un caso di questo genere che per due mesi abbia tenuto dopo 17 anni l'attenzione di tutta Italia, ma soprattutto questo desiderio forte di tutti di arrivare alla verità e di sapere effettivamente chi ha preso Denise e dov'è Denise. Certamente questo ha funzionato e sta funzionando. È chiaro che questa non è una pressione mediatica, ma io la reputo una pressione collettiva. Si sente e si percepisce per strada, si percepisce in tutti i luoghi, dai social alla televisione, ma anche per strada, questa necessità di avere verità per Denise. E credo che sia certamente un bene.
per questa storia, non il processo mediatico, che è cosa ben diversa, ma la ricerca della verità e la ricerca di Denise. Ma lei ci spera in un nuovo segnale anonimo? Io spero nella soluzione del caso. Carlini? Sono assolutamente d'accordo con l'avvocato, credo che questa attenzione mediatica possa in questa fase andare magari a smuovere alcune coscienze e a far sì che a distanza di anni, con condizioni variate rispetto a 17 anni fa, qualcuno possa produrre degli elementi, o magari lo ha già fatto, importanti per le indagini, e che questo appunto spinga la Procura ad avviare e ad arrivare alla verità. Grazie. Credo che le due cose non si escludano. Ecco. Grazie, grazie ad entrambi. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi.